Buongiorno da Omnibus, buongiorno a Nonna Michelizzi, ricercatrice dell'Istituto Affari Internazionali, lo IAI. Buongiorno a Francesco Anfossi di Famiglia Cristiana, buongiorno. Ciao Francesco. Buongiorno. Poi vedo, si sta preparando, sistemando il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, quindi con microfoni, lo salutiamo appena il collegamento è pronto. E vedo già pronta in postazione da Bruxelles Gabriella Caimi, inviato del nostro telegiornale TG La 7. Gabriella, perché nella notte in extremis è stato trovato un compromesso e un accordo che consente di dire che un embargo all'Europa, naturalmente, consente di dire che l'embargo sul petrolio ci sarà, ancorché parziale, da quello che si capisce, mi sembra sia anche il titolo in questo momento dei siti. È così? Come si è trovato, come si è arrivati? Insomma, in che cosa consiste questa parzialità dell'embargo? Allora, come ci si è arrivati? Ci si è arrivati, come sempre succede ai consigli europei, soprattutto su temi così scottanti, attraverso lunghe discussioni, una preparazione che era cominciata a livello di ambasciatori ed era proseguita per settimane, fino ad arrivare appunto sul tavolo dei leader ieri sera. L'annuncio da parte di Charles Michel è arrivato intorno a mezzanotte sul raggiungimento di questo accordo, un accordo che prevede appunto l'embargo al petrolio russo. Diciamo due terzi del petrolio russo che viene importato, un terzo per ora resta fuori perché viene escluso da questo blocco il petrolio che viene importato tramite oleodotti. Ma siccome si tratta fondamentalmente di parlare dell'oleodotto Druzhba, che si divide in due rami, una parte copre Polonia e Germania e l'altra parte l'Ungheria, Germania e Polonia si sono impegnate a chiudere il tratto nord dell'oleodotto entro praticamente la fine dell'anno, quindi la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha potuto dire che entro la fine dell'anno di fatto verrà tagliato il 90% del rifornimento di petrolio russo verso l'Europa. È stata fatta un'importantissima eccezione, ovviamente lo sappiamo, per quanto riguarda l'Ungheria. Viktor Orbán ha puntato i piedi, gli altri leader comunque gli hanno riconosciuto delle ragioni, perché l'Ungheria, appunto, essendo un paese completamente circondato dalla terra, non ha sbocchi al mare, non ha oggettivamente la possibilità di rifornirsi in altro modo. La possibilità forse gliela darà se potrà essere riconvertito il sistema verso l'oleodotto che passa dall'Adriatico, ma come ha detto appunto anche Ursula von der Leyen, per quello ci vorranno tempi e investimenti. Ecco perché l'eccezione dell'Ungheria allo stato attuale non ha limiti di tempo, anche se i 27 dicono al più presto cercheremo appunto di fissare un limite temporale anche a questa eccezione. Gabriella, a questo punto, con questo accordo sul nodo più difficile, più delicato, che era questo dell'embargo sul petrolio, si sblocca completamente il sesto pacchetto di sanzioni che comprende delle misure molto dure in altri campi e in altri settori? È così? Cioè, a questo punto è il via libera al sesto pacchetto? Sì. Sì, si attendeva appunto di sciogliere questo nodo, si era anche prospettato magari di procedere con le altre misure escludendo appunto l'embargo sul petrolio, poi invece l'accordo è arrivato e quindi il pacchetto verrà varato completo nella sua interezza. Dovrebbe essere ufficialmente sancito mercoledì appunto dalla riunione degli ambasciatori che stenderanno il testo. Comunque appunto, oltre all'embargo al petrolio, c'è il distacco dal sistema SWIFT di Sberbank, che è la più importante banca commerciale russa, e quindi, come hanno detto qui fonti europee, il cliente russo se ne accorgerà. E poi ci sono le sanzioni contro altri esponenti importanti appunto della nomenclatura russa, persone che vengono considerate coinvolte nelle atrocità che sono state compiute a Bucha, a Irpin, vicino a Kiev. Il patriarca della Chiesa ortodossa di Mosca, Kirill, di cui vengono bloccati i beni, e poi c'è anche il blocco di tre emittenti appunto russe, oltre a quelle che erano già state sanzionate in precedenti pacchetti di sanzioni. E aggiungo anche che un altro elemento riguarda il blocco delle assicurazioni e delle riassicurazioni da parte di imprese europee delle navi russe, e anche questa è una misura economica che si farà sentire. Infatti era naturalmente molto importante, e ci ricordiamo che ne abbiamo parlato di tutte queste misure veramente tanto tempo fa, e quindi questo dice quanto tempo ci è voluto per raggiungere
l'intesa e il compromesso sul petrolio, perché poi era quello che bloccava il resto. Grazie a Gabriella Caimi, buon lavoro. Vedo Fabio Angelicchio che invece è collegato da Amico Live, però Fabio, se sei d'accordo, vorrei fare, vedo anche Maurizio Molinari che a questo punto è collegato, volevo fare un primo giro di commenti su Bruxelles per poi arrivare alla situazione con te, alla situazione sul campo. Comincio con il direttore di Repubblica, Maurizio. Cosa pensi che sia, diciamo, un compromesso che a questo punto è, insomma, è uno strumento di pressione forte, o il fatto anche che entri in vigore a dicembre, diciamo così, insomma, l'Europa si presenta disunita o invece prevale il messaggio di averlo voluto trovare questo compromesso nei confronti di Putin, naturalmente? Fondamentalmente due messaggi che vengono fuori dal compromesso difficilmente trovato nella notte. Il primo e più importante è che l'Unione Europea conferma la sua coesione nonostante le difficoltà e le divisioni interne sul tema della guerra in Ucraina, e lo conferma su un terreno come quello del petrolio che assegna a Putin il colpo economico più duro fino a questo momento realizzato grazie alle sanzioni. Questa è la sanzione economica più pesante per la Federazione Russa dall'inizio della guerra in Ucraina, ed è l'Unione Europea che la mette a segno grazie a un'unità ritrovata nonostante il freno magiaro e le perplessità tedesche. Quindi c'è un messaggio di coesione europea sull'Ucraina molto forte, che guarda naturalmente all'inverno e la volontà di prevenire una situazione di crisi energetica sul continente. E questo però è il secondo elemento. In realtà questo è il primo tassello di un edificio di misure che l'Unione Europea sta costruendo per darsi una politica energetica comune che non ha mai avuto nella sua storia, che il presidente Draghi in qualche maniera ha immaginato proponendo la misura del tetto al prezzo dell'energia, che è stata, come sappiamo, approvata adesso sul tavolo della Commissione. Quindi io credo che da qui alla fine dell'anno noi vedremo altre decisioni dell'Unione Europea tese proprio a questo, a dare all'Europa una politica energetica il più possibile comune per affrontare un autunno difficile. Nonna Michelizze, nel Consiglio europeo c'è stato anche un collegamento con un messaggio forte da parte del presidente ucraino Zelensky. Volevo chiederti, era un appello appunto a un'unità dell'Europa, perché c'erano, insomma, materia per divisioni ce n'era, e dimostrare magari in questa fase anche stanchezza rispetto alla durata della guerra. Secondo te è stato, come dire, accontentato? Resta comunque una difficoltà. Ma secondo me, io comunque sono soddisfatta dell'andamento delle politiche dell'Unione Europea, perché noi in solo 3 mesi siamo già arrivati al 6° pacchetto delle sanzioni senza precedenza. Poi è ovvio che Zelensky ormai c'ha questo approccio, chiedere sempre il massimo per ricevere un gradino di meno di quello che chiede. Quindi l'approccio di Zelensky è chiaro anche a livello emotivo. Importante questo accordo, appunto. Poi l'unica cosa da chiarire è la questione sul dicembre, perché come spiegava la sua collega, Druzhba c'ha due filoni, no? Uno che va verso Ungheria, altro verso Polonia e Germania, e quel secondo si ferma a dicembre. Però poi bisogna capire se quelli che vengono importati con le navi, quando si fermano, subito, oppure anche quello è stato rimandato a dicembre, perché mi è sembrato di capire che si trattava del gas oleodotto, quello verso Polonia e Germania. Comunque sia, insomma, sapevamo che questo pacchetto di sanzioni era più doloroso per l'Unione Europea, e è stato fatto il massimo in questo momento raggiungibile. Francesco Anfossi, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Credo che l'unità ritrovata sia un fatto molto positivo. Così come la pandemia aveva riaffermato l'unità europea, anche quest'altra tragedia sta mettendo in luce la volontà di condivisione, di unità degli Stati membri.
però è necessaria una riforma, non si può andare avanti così con l'unanimità che va trovata ogni volta che si cerca un accordo, perché questo porta a lungaggini pazzesche. Credo che si debba arrivare a una maggioranza quantomeno qualificata, certo, ed è quello su cui stanno lavorando Macron e altri stati membri, per poter arrivare a una riforma assolutamente necessaria per poter riaffermare. Però questa ritrovata condivisione è assolutamente positiva, non c'è dubbio. Allora, ci spostiamo sul campo con Fabio Angelicchio. Fabio, per le ultime notizie, appunto, se non sbaglio ti trovi a Mykolaiv, spero di aver detto luogo giusto, e vorrei sapere, insomma, qual è da te, qual è un po' il punto, a parte quello che leggiamo ovviamente dalle agenzie, qui dallo studio, comunque di un'avanzata delle truppe russe ancora maggiore in profondità nella città della quale ci stiamo occupando da diversi giorni, Severodonetsk, che insomma sembra cruciale dal punto di vista russo per quasi completare, diciamo, il controllo del Donbass. Sì, buongiorno Alessandra, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Hai detto bene, la città di Severodonetsk, al centro dell'offensiva russa, sono avanzate anche nelle ultime ore le truppe di Mosca, si combatte, dicono le cronache, strada per strada, e ormai buona parte della città sembra essere destinata ormai al controllo russo, così lo sostengono anche le fonti istituzionali dell'autoproclamata città, zona proprio separatista, ma si combatte un po' in tutto il Donbass, lo stiamo raccontando da giorni, da settimane ormai, e questo è il fulcro dell'avanzata russa, che sembra davvero non fermarsi, non trovare una pausa, nonostante sia lenta e comunque progressiva. Io mi trovo a Mykolaiv, come dicevi tu, e ieri è stato un pomeriggio di intensi bombardamenti, definiamoli così, o comunque colpi d'artiglieria molto pesanti anche qui vicino al centro della città. Nei nostri collegamenti abbiamo notato negli spostamenti, continui spostamenti di mezzi blindati, carri armati trasportati su grossi camion con il rimorchio, e li portavano tutti nella traiettoria, nella direzione, nella direttrice orientale della città. E ripeto, i colpi erano molto forti, si udivano anche qui nella vicinanza del centro della città. Abbiamo parlato con alcuni soldati e ci hanno mostrato appunto una certa inquietudine proprio per questo approssimarsi delle truppe russe, che forse non si aspettavano potessero arrivare così vicino. Peraltro c'è da dire che ci troviamo in una città che è a circa 130 chilometri a nord di Odessa, l'altra città portuale dopo Mariupol, così importante per i russi, ma non lontana poi da Kherson, che è l'altra propaggine nella quale si potrebbe allargare, per così dire, l'offensiva russa. Voglio dirti poi un'ultima cosa ancora, questo per quanto riguarda Mariupol. Ci spostiamo quindi un po' più ad est del paese dell'Ucraina. È partita una nave russa che era entrata nel porto, era stato sminato l'ingresso, che era stato appunto bloccato dalle mine russe per impedire l'uscita e l'ingresso delle navi, ha fatto un carico di 2.700-2.800 tonnellate di metalli e quant'altro, perché lì vengono prodotti naturalmente, con destinazione un porto russo. Questo ha inasprito ulteriormente, esacerbato ulteriormente gli animi tra i due contendenti, perché Kiev non è fa mistero, da tempo ha denunciato il saccheggio da parte delle autorità russe di questi beni primari. Insomma, nonostante la diplomazia stia svolgendo tutto sommato bene il lavoro che ha riportato anche nella notte da Bruxelles, le operazioni sul campo davvero sembrano non fermarsi. Per ultimo, e poi ti restituisco la linea, va ricordata la morte di un giornalista francese che si trovava proprio nelle zone di combattimenti per evacuare, per documentare, testimoniare l'evacuazione di alcuni civili, evacuazione che è stata interrotta naturalmente per il forte rischio che c'è a raccontare questo conflitto. A te Alessandra per il momento. Grazie Fabio, anche di aver ricordato appunto purtroppo la tragica morte del reporter francese. Se Gabriella Caimi è ancora collegata con noi, mi pare di sì. Gabriella, sì. Volevo chiederti anche, perché c'è stato l'altro tema poi sul tavolo del Consiglio europeo straordinario, che è appunto la questione del grano e delle navi. Non so quali sono le decisioni, se ci sono state delle decisioni raggiunte, o comunque il tipo di dibattito che c'è stato su questo, perché c'è un problema naturalmente, ed è una richiesta di parte ucraina
che siano poi scortate, ammesso che riescano a partire queste navi? Sì, allora il tema della sicurezza alimentare, che poi appunto è il tema del grano, dovrebbe essere più specificamente affrontato in questa seconda giornata, ma ricordiamo che ieri comunque ne ha parlato il Presidente Draghi nel suo intervento, ha accennato anche al suo colloquio telefonico con Putin, ricorderete forse proprio pochi giorni prima del Consiglio aveva fatto questo tentativo, diciamo, di smuovere Putin proprio sulla questione alimentare. Ha detto in sede di Consiglio che in realtà questo tentativo alla fine gli è sembrato un po' inutile perché Putin è fermo appunto sulle sue posizioni, però Draghi ha insistito con i 27 sul tema appunto del grano, della sicurezza alimentare. Dobbiamo fare tutto il possibile, anche cercando di coordinarci con le Nazioni Unite, lo dobbiamo ai paesi dell'Africa, ai paesi del Medio Oriente, che verranno toccati molto duramente appunto da questa crisi. Ricordiamo anche che pochi giorni fa era uscita un'indiscrezione sui giornali sul fatto che l'Unione Europea vorrebbe preparare una missione militare per scortare i carichi di grano. Beh, nei dibattiti, nelle informazioni pre-consiglio c'è stato detto che in effetti Charles Michel ne ha parlato col segretario generale dell'ONU Guterres, quindi vediamo se oggi uscirà qualche dettaglio in più. Ricordiamo anche che oggi è previsto un collegamento con Macky Sall, che è il presidente del Senegal e attuale presidente dell'Unione Africana, proprio per cercare appunto di stabilire appunto anche un contatto con questi paesi appunto che verranno duramente toccati. E Macky Sall ha annunciato già che vuole andare a Mosca, vuole andare a Kiev per cercare appunto di entrare in questa trattativa diplomatica e dare un suo contributo e cercare di vedere di risolverla. Pressioni ovviamente importanti, perché quella è un po' la bomba che c'è, che si sta realizzando, pronta a esplodere. Grazie Gabriella Caimi di nuovo. Allora, intanto ci sono queste dichiarazioni di agenzia che vengono dal ministro dell'interno, il primo viceministro dell'interno per la precisione ucraino, che dice che è ingenuo pensare di garantire che Kiev e l'Ucraina non siano più un obiettivo della Russia e probabilmente non sarà possibile neanche a guerra finita. Con questi vicini è meglio essere sempre preparati all'aggressione. Quindi Kiev ancora a rischio di attacchi, Nona, Michelizia. Una settimana fa Medusa, un giornale online russo, aveva pubblicato un'inchiesta e diceva che, basandosi sulle fonti del Cremlino, quello che intende il Cremlino è ritornare ai piani originari in autunno. Poi un'altra questione è quanto loro realisticamente riescono a vedere la situazione sul campo, ma è chiaro che non ci sono degli obiettivi minimi, anche se Lavrov l'altro giorno nella intervista con un giornalista francese ha detto che obiettivo, anche se ha detto la priorità, lui non ha parlato proprio l'unico obiettivo, lui ha detto la priorità in questo momento è Donbass, ma anche in Donbass, e qua volevo ricollegarmi con quello che ci raccontava il collega dal campo, adesso c'è la battaglia nella regione di Lugansk, perché in realtà l'avanzata è cominciata a inizi del maggio in due direzioni, quando parliamo in Donbass, uno verso Donetsk e un altro verso Lugansk. Poi hanno dovuto abbandonare Donetsk per concentrarsi tutta su questa battaglia a Lugansk, e un po' si sta ripetendo, secondo me, il scenario di Mariupol, cioè adesso la città che ormai è distrutta quasi al 90% dicono, e 60% proprio in modo irreparabile, Severodonetsk sta prendendo quella funzione di Mariupol, dove insomma devono far arrivare ai russi in una realtà dove magari loro riescono a vincere la battaglia, ma questo rende difficile vincere la guerra, perché stanno spendendo una quantità enorme delle risorse
risorse umane e anche insomma militari, e quindi riportava anche intelligence britannico ieri note che i russi hanno una quantità enorme delle perdite sul campo, dato anche della struttura abbastanza precaria nel sistema delle forze armate, dato il fatto che la modernizzazione in realtà non è mai stato compiuto in Russia, neanche nel settore sicurezza e difesa. E torno da Maurizio Molinari, mentre le notizie naturalmente ci dicono che il petrolio, dopo l'accordo sull'embargo, il prezzo del petrolio è in netto rialzo in questo momento, ma credo che sia naturale che sia così. Volevo andare da Maurizio Molinari, però per capire, abbiamo tanti elementi nella giornata di oggi per cercare di capire come si stanno mettendo davvero le cose. Perché in questo momento, diciamo, rispetto a una fase iniziale, mi pare che l'accento sia molto però sulla capacità in questo momento della Russia, in ogni caso, di riprendersi, di essere vincitrice, diciamo, perlomeno sul terreno dell'est dell'Ucraina. Questo mi sembra una situazione, insomma, preoccupante dal punto di vista del campo, e come dobbiamo leggere la decisione americana di Biden, che mi sembra abbia colto un po' tutti a sorpresa anche in America, di fermare l'invio dei missili che aveva promesso all'Ucraina. È esattamente così. Siamo di fronte a una situazione sul campo dove sostanzialmente c'è un conflitto ravvicinato, soprattutto nel Donbass, fra le forze russe e quelle ucraine, con una progressiva ma molto lenta avanzata russa. A questo punto ci sono due scenari. Il primo è che questa situazione porti a un cessate il fuoco, e quindi sostanzialmente con la Russia che si ferma con i territori conquistati nel Donbass e Mariupol. Primo scenario. Secondo scenario, che invece la Russia sfrutta questa guerra di attrito per logorare il più possibile il maggior numero di truppe ucraine, per poi lanciare all'inizio dell'autunno o forse anche alla fine dell'estate un'offensiva massiccia a sorpresa di nuovo su Kiev per sbaragliare le difese e prendere l'intera Ucraina. Da un punto di vista tecnico e tattico entrambe sono fattibili, cioè la Russia dispone ancora delle risorse per un attacco massiccio. È vero che ne ha consumate moltissime. Ora, siccome la scelta in ultima istanza spetta a Putin e ai suoi comandi militari, cosa fa il presidente Biden? Manda un messaggio a Putin. Noi sappiamo che oramai da 3 settimane il telefono rosso fra le 2 catene di comando militari è aperto, si parlano, negoziano, possibilmente anche l'intesa sull'evacuazione dell'acciaieria di Mariupol è stata definita attraverso questi canali, e è in questa cornice che Biden manda un segnale a Putin, gli dice: noi non forniremo all'Ucraina i missili che possono minacciare direttamente il territorio russo. È chiaro che l'interesse di Washington e che si vada a un cessate il fuoco e non a un'escalation militare. Vedo che nonna Michelizze scuote la testa su questa, sì, su questa affermazione, e però dobbiamo andare assolutamente, sì, in pubblicità. C'è anche Francesca Anfossi che aveva qualcosa da dire. Ci fermiamo e subito dopo torniamo su questo tema, che poi è un po' però un rovesciamento di quello che si era detto fin qui, e cioè che l'America invece puntasse a una guerra più lunga. È cambiato qualcosa? Ne parliamo dopo la pubblicità. Allora, nonna Michelizze, c'era qualcosa per cui non eri d'accordo con l'analisi di Maurizio Molinari, no, sulla... diciamo sul fatto sull'America, sulla decisione, sì, sì, no, di Biden. Non è che non ero d'accordo, secondo me quella notizia insomma è stata molto
misleading, cioè ingannevole, ieri, è tanto vero che è uscito prima su France Press, è uscito con questo headline che diceva che gli Stati Uniti rifiutano di mandare le armi a lungo raggio a Ucraina, e subito dopo Daniel Fried, che fa parte del gruppo cosiddetto denominato gruppo dei sanzionatori, cioè il gruppo degli accademici, politici, diplomatici americani e non, che lavorano sui rapporti e da offrire al governo americano in che cosa si può sanzionare ancora di più la Russia, lui subito ha twittato dicendo che i miei colleghi, ex colleghi, lui è ex diplomatico, da Casa Bianca mi dicono che headline è molto infelice, perché non si tratta di non mandare i missili a lungo raggio, si manda M146 che copre da 70 a 85 chilometri, si tratta di non mandare quel componente che coprirebbe a 300 chilometri quanto pare. Quindi è stato quello, cioè non permetterei all'Ucraina di raggiungere eventualmente la Russia in profondità, però questo all'Ucraina non serve neanche, cioè gli serve per loro coprire 70-90 chilometri in battaglia con i russi è sufficiente. Quindi è stata una non notizia, però data così ha fatto trasmettere questa sensazione che gli Stati Uniti rinunciavano del tutto a mandare. Che c'erano anche, ci sono state anche una sorpresa delle polemiche di parte repubblicana, no? Maurizio Molinari, cioè c'è stata questa, diciamo, questa parte ingannevole, qualcosa di non capito. Poi arrivo da Francesco Anfossi perché vorrei chiedergli qualcosa anche su questo. Maurizio. La strategia dell'amministrazione Biden è di sostenere la resistenza ucraina contro l'invasione russa al fine di arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile, perché cessate il fuoco significa fermare l'invasione russa e di fatto obbligare Putin a riconoscere una sconfitta. Il punto vero è che cosa succede se Putin invece non vuole il cessate il fuoco. Che mi sembra che siamo per ora, i segnali sono in questa direzione, però Francesco Anfossi, l'argomento, diciamo, del fronte degli opinionisti, semplifico, diciamo rozzamente possiamo definire anti-americani, è stato sempre quello di dire c'è una differenza tra gli obiettivi europei e gli obiettivi americani. Gli americani vogliono una guerra lunga perché hanno un interesse di tipo economico, di tipo politico a prolungarla. Queste letture che stiamo dando, che sono naturalmente poggiate su quello che sta accadendo, sembrano dire il contrario. Ma vedi, a me non piace tanto la definizione di opinionisti anti-americani, perché mi pare che la maggior parte degli opinionisti a cui tu fai riferimento semplicemente hanno una visione, danno un giudizio della politica estera americana non finalizzata a ricercare la pace come priorità. Questo non significa essere anti-americano. Però devo dire che il non voler mandare i missili a lungo raggio da parte di Biden è una notizia assolutamente positiva, perché circoscrive il conflitto, quantomeno, non c'è un'escalation. Poi c'è il telefono rosso di cui accennava il direttore Molinari. Dei due scenari prospettati da Molinari, il primo è il più auspicabile, perché porterebbe a un negoziato e porterebbe alla pace, che secondo me è la priorità in questo momento, perché poi si stanno commettendo delle atrocità pazzesche. Abbiamo visto le fotografie dei massacri all'interno dei supermercati, dei grandi magazzini. Certo. Parliamo del rapimento dei bambini che vengono portati in Russia e adottati, che è una pratica che risale alla guerra di Corea, ma è una pratica quasi nazista, no? Quella di prendere dei bambini e portarli nelle famiglie russe, è una cosa aberrante. Il secondo scenario prospettato da Molinari mi sembra però il più probabile in questo momento, anche per la volontà di Putin di andare avanti fino a conquistare nuovi territori, addirittura a rilanciare con un'offensiva autunnale che sarebbe devastante dal punto di vista umanitario. Questo è, secondo me, il quadro che ci troviamo davanti. Un quadro reso molto più complicato anche dal fatto, io lavoro a Famiglia Cristiana, quindi seguo proprio anche queste vicende dalla Chiesa russa, dal Patriarcato di Mosca, che è il più fedele alleato di Putin e non ha nessuna intenzione di ricedere da queste opinioni guerrafondaie espresse dal patriarca Kirill. Quindi fa bene, per esempio, l'Unione Europea a lanciare delle sanzioni sui beni privati di Kirillo.
Sapete che c'è stato uno scisma, no? La Chiesa ucraina che era fedele al... C'era già stato uno scisma nella Chiesa ucraina, no? Ai tempi dell'invasione della Crimea. Adesso c'è un secondo scisma della Chiesa che era fedele al Patriarcato di Mosca perché, come dice giustamente il Patriarca ucraino, neanche non hanno speso una parola per le sofferenze del popolo ucraino, dei fratelli ucraini, il Patriarcato di Mosca. E tutto questo rende la visione di un negoziato estremamente, estremamente complicata e difficile. E torno con la questione che ponevo prima con Maurizio Molinari, ma se è così, cioè se l'obiettivo americano in questo momento anche forte è quello di raggiungere rapidamente un cessate il fuoco, nel senso di vedere se Putin ci arriva, se si convince, questo significa che appunto la tesi degli obiettivi diversi, uno per l'Europa e uno per gli Stati Uniti, non regge o invece... È ancora così o è una parte di pensiero americano? Come dobbiamo, si riallineano le cose, non si erano mai divaricate veramente? Come dobbiamo leggere? Questo è stato un grande dibattito, no? In Italia, perlomeno. Io credo che la maniera più corretta per affrontare questo tema è il seguente. La NATO si è mossa sempre all'unisono, esprimendo grande coesione nella necessità di sostenere l'Ucraina e la sua resistenza contro l'invasione. Su questa posizione di fondo c'è stata la convergenza con l'Unione Europea, che ha dato anche una forza economica, come abbiamo visto con il petrolio. Ma il campo euroamericano è diviso da un punto di vista, diciamo, di strategie militari in maniera trasversale, attenzione, fra Europa e Stati Uniti, cioè queste posizioni trovano espressione tanto in Europa quanto negli Stati Uniti, fra due partiti. Il partito del cessate il fuoco, cioè arriviamo al cessate il fuoco per obbligare Putin a riconoscere di fatto che non ha centrato i suoi obiettivi, e il partito della vittoria, cioè bisogna sconfiggere Putin. Questo è il contrasto. Queste due posizioni sono presenti all'interno della NATO, non c'è nessun dubbio. C'è stato un momento nel quale il partito della vittoria ha avuto delle posizioni più forti, diciamo nel secondo mese di guerra, quando ricordiamo ad esempio le dichiarazioni del segretario alla difesa americano, no? Che disse bisogna indebolire Putin, ma dall'incontro fra Draghi e Biden è apparso in maniera molto chiara che l'amministrazione invece ha scelto la linea del cessate il fuoco. Probabilmente, io credo, quindi è Biden, è molto, sono è molto le comunicazioni chiaro dirette fra, certo, fra le due. No, scusami, è molto chiaro, era soltanto per sottolineare questo passaggio delle cose che stai dicendo, e cioè Biden invece non era del partito della vittoria, o sì, in una prima fase, poi appunto da quell'incontro. Noi non possiamo escludere, essendo un conflitto, noi non possiamo escludere che in realtà il partito della vittoria abbia avuto un ruolo nel mettere sulla difensiva i russi, ad esempio, cioè nel fargli capire che andando avanti nell'escalation militare avrebbero trovato di fronte a sé tutta la forza militare che gli Stati Uniti possono dimostrare. Siamo in una logica di un conflitto, però il punto vero è che bisogna vedere da che parte stanno andando i contatti. I contatti ci sono, come dicevamo prima, nel telefono rosso, certo, e puntano al cessate il fuoco. Più volte hanno parlato di questo. Ora però il problema è che il cessate il fuoco non è possibile, e lo stesso Erdogan lo sta cercando, perché è Putin che continua a rifiutarlo. Questo è il dato più preoccupante. Il vostro corrispondente giustamente prima ci ha raccontato che in quella zona specifica di Ucraina i russi continuano ad attaccare, continuano con le operazioni militari. Sappiamo che stanno facendo un altro richiamo di leva per gli ultra cinquantenni, quindi stanno accumulando soldati. Perché? Per fare che cosa? Nella tattica russa, chiunque ha studiato la storia militare russa lo sa, c'è questa idea della guerra a ondate, per sfruttare nella maniera migliore le risorse che un grande paese come la Russia è. Quindi sostanzialmente si logora l'avversario e poi improvvisamente arriva uno tsunami militare che spiana tutto. E stanno i russi preparando questo? Questa è la domanda. Nonna Michelizze, naturalmente se hai qualcosa da dire su questo, però volevo anche chiederti di guardare sul campo, diciamo dall'altra parte, dal punto di vista dell'Ucraina questo momento, e come guarda anche a questi segnali che arrivano
dagli Stati Uniti? No, gli Stati Uniti non vengono, cioè io ogni sera guardo l'intervista con Arestovich che è consigliere di Zelensky, c'è questo canale YouTube con Mark Fagan, ex politico russo, che ogni sera intervista Arestovich sull'andamento di guerra e sui segnali che arrivano dall'Occidente. Dico che ultima settimana si sentiva tanta frustrazione da parte di Arestovich sui paesi europei. Sugli americani non c'è nessunissimo dubbio, cioè loro dicono che ormai l'America sostiene l'Ucraina finché questo sarà necessario, cioè fino alla vittoria di Ucraina, vittoria però qua secondo me poi c'è questo gioco delle parole stucchevole in questa cosa, cosa vuol dire vittoria, cosa vuol dire sconfitta eccetera, comunque per l'Ucraina e Zelensky ha chiarito questo, vittoria è riportare la situazione a status quo pre 24 febbraio e quindi lui appunto diceva che per gli americani soprattutto dopo che Biden ha firmato gli aiuti di 40 miliardi e con gli americani è tutto chiaro, non c'è nessunissima problema. Il problema era con la Germania e con la velocità con quali mandava le armi in Germania, quindi c'era questa frustrazione che secondo lui quello che sta succedendo adesso a Severodonetsk è anche tra virgolette colpa del fatto che le armi dall'Europa non sono arrivati in tempi in quali dovevano arrivare. Gli scenari che fanno loro sono due. Si aspetta alla metà di giugno un ennesimo incontro di Rammstein che potrebbe insomma prendere in decisione dei paesi NATO più altri paesi che, tutti quanti esatto, che appoggiano l'Ucraina. Esatto, Rammstein dove devono essere prese decisioni ulteriori dal punto di vista militare e intanto ovviamente aspettano le armi dagli Stati Uniti previsti da famosi 40 miliardi dove sappiamo che più di 20 miliardi sono aiuti militari e loro, per loro il scenario è che da metà luglio vanno su controffensiva che durerà fino a fine anno. Se controffensiva sarà un'offensiva con successo, per loro insomma si può finire la guerra entro anno. Se non avranno il successo la guerra durerà altri anni. Questo è due scenari che considerano loro. Questo è loro. Lo scenario in questa trasmissione. In questa trasmissione c'è la posizione la voce, non comunque solo, voce qua del c'era, governo. Che c'è, qua c'era in visita Emine Dzhaparova, la vice di Kuleba, ha fatto anche incontro alla Luis e anche lei ha parlato esattamente di questi due scenari. Non c'è per loro un altro scenario perché è chiaro che per esempio ogni giorno arrivano le notizie dalla resistenza civica dentro il Kherson e Melitopol e loro incoraggiano. E questa è ancora forte, questa resistenza civica, non c'è una, come dire, un momento anche di comprensibile no, sconforto quanto pare a Kherson di non più o di minore consenso. A Kherson confronti è molto forte, per questo che adesso vediamo per esempio questi controattacchi ucraini intorno a Kherson, non verso della città ancora ma intorno a regione, insomma per costringere i russi soprattutto a andare sulla difensiva, ma insomma da giorni che i russi cercavano di rafforzare le posizioni in difensiva da Kherson e allargare queste posizioni di difesa e questo vogliono adesso proibire gli ucraini attaccando, facendo questi controattacchi che non so poi se si può definire controoffensiva, ma insomma ci sono alcune operazioni militari che vanno avanti da parte degli ucraini con successo insomma. Torno da Maurizio Molinari perché ieri Draghi, ma anche lo ha detto lo stesso cancelliere tedesco Scholz a Davos, la Russia, questa frase, la Russia Putin non deve vincere. Però la domanda è può perdere? O questa domanda, per le cose anche che dicevi prima, non c'è più questa domanda, cioè una guerra che non finisce con una vittoria chiara o una sconfitta chiara? E comunque può perdere la Russia, secondo te? Io credo che la frase di Draghi non deve vincere indica proprio la convergenza raggiunta con Biden.
cioè si toglie a Putin la possibilità di centrare il proprio obiettivo originale, che era quello di cancellare l'Ucraina dalla carta geografica, e lo si obbliga ad accettare un compromesso che di fatto suggella il suo mancato obiettivo, la mancata riuscita dell'invasione. E quello che Draghi non dice: Putin deve perdere, dice non deve vincere. È una scelta molto accurata di termini, che io credo celi una convergenza reale in questo momento fra i paesi europei e l'amministrazione americana. Questo spiega perché le armi pesanti stanno arrivando, anche l'Italia le sta dando. Nella guerra di attrito i cannoni da 155 mm sono molto importanti, perché hanno una gittata superiore a quelli russi e quindi consentono alle truppe ucraine di colpire l'avversario senza essere colpite, però appunto con l'accortezza che il presidente Biden ci ha ricordato di non fornire all'Ucraina armi in grado, come giustamente prima avete ricordato anche dallo studio, di colpire in profondità dentro la Russia. L'obiettivo è non far vincere Putin. Allora, c'è una notizia di agenzia arrivata in questo momento, che il gigante russo del gas, Gazprom, ha annunciato di aver sospeso le sue forniture verso l'Olanda. Quindi questo è uno, ed è uno stop completo, ci dicono le agenzie, proprio in questo momento. Francesco Anfossi. Non vorrei sbagliare, ma mi pare che l'Olanda rifiutasse di pagare in rubli il gas russo. Quindi questo è il motivo della rappresaglia. Io volevo dire anche una cosa: noi in questo momento abbiamo ragionato senza parlare di quello che sta succedendo in Russia, nel senso che mi sto chiedendo, io non sono un esperto, non sono, una volta si diceva cremlinologo, no? Cioè un esperto di regime russo, di quello che sta succedendo, ma insomma Putin è così saldo al potere come lo è stato fin dall'inizio, quante bare di soldati russi, ammesso che arrivino, di ragazzi, avete visto quel sergente che è stato incriminato, come era giovane, cioè quanti ragazzi devono morire perché l'opinione pubblica russa, insomma, cominci un attimo a ripensare su quello che sta accadendo, sul fatto che l'invasione tutto sommato è stata una follia anche per la Russia, che non valeva la pena tutto quel sangue, di spendere tutto quel sangue per arrivare alla conquista di alcuni di chilometri di territorio. Mi sto chiedendo se Putin è ancora così granitico come nella decisione iniziale di invadere l'Ucraina, oppure sta succedendo qualcosa. Nonna Michelizze, che ovviamente sente la televisione, la stampa russa. Sì, allora, nella stampa russa, insomma, si parla di questi due gruppi dentro il Cremlino, uno denominato gruppo di guerra, solito con quale è associato Patrushev, il capo del Consiglio della Sicurezza, che spinge per maggiore escalation e spinge per la mobilitazione nazionale. E qua spinge per la mobilitazione nazionale perché i russi in realtà hanno dei problemi dal punto di vista delle risorse umane. Per questo io sono molto scettica di questa un altro attacco massiccio da parte russa in autunno, perché loro appunto, insomma, pensano ormai che senza mobilitazione nazionale è difficile portare avanti questa operazione speciale militare, come chiamano loro. A questo questo indica anche questa il cambio, mobilitazione la starebbero facendo a questo punto mobilitazione ibrida, mobilitazione ibrida, nel senso che sta aumentando il numero dei contratti a quelli che stanno facendo il servizio militare. Poi sono stati fatti due cambiamenti importanti nella legislazione, uno aumentando l'età di quelli che insomma che possono andare oltre 40, quindi arrivando a 50, e poi la seconda, dove questo è interessante perché è sulla defezione dei soldati, perché questo si scrive tanto che c'è il morale molto giù sul campo e ci sono tante defezioni. Per questo hanno adottato questa legislazione, che defezione è considerato come tradimento dello Stato e quindi punibile a livello del tradimento dello Stato. Ritornando a due gruppi intorno al Cremlino, quindi uno che spinge per la mobilitazione nazionale e maggiore escalation, altro denominato come il gruppo della pace, che quindi spinge per de-escalation. Comunque tutti
due gruppi sono scontenti di Putin per ragioni diverse e quindi si dicono che si sussurrano i nomi dei cosiddetti successori che sarebbero Kirienko Medvedev e Sobyanin, che è il sindaco di Mosca. Da qui Medvedev sicuramente no, ma dai dichiarazioni di Medvedev vediamo però che si autopropone. Diciamo che si parli di questo, cioè che in qualche modo arrivino delle notizie addirittura di nomi, ci dice che c'è il movimento. C'è un tema di questo tipo che però mi sembra di capire non riguarda in realtà il consenso, cioè non ci sono segnali di, a parte le proteste che abbiamo raccontato, soprattutto inizialmente, devo dire, no? Le proteste che però erano purtroppo isolate. Ma il cambiamento a medio termine è difficile che arrivi dalle piazze, cioè dalle piazze arriverà a lungo termine dopo che la popolazione si sentirà veramente il peso dei sanzioni. Uno dei ultimi decisioni era per esempio aumentare di 10% le pensioni, no? Adesso il governo ha adottato ha preso questa nuova decisione perché l'inflazione è molto alta. Altra da 20-22% annuale, la pensione in Russia media è 120-140 euro, se parliamo in euro, e quello che si comprava a gennaio con 140 euro non puoi più comprare a luglio, e quindi da lì nasce la decisione di aumento di 10% delle pensioni. È chiaro che con le sanzioni poi loro hanno il pressione senso, questa aumenterà. Pressione aumenterà. Mi sembrano interessanti queste cose che ci stava raccontando Nona Michelizze su quanto accade in Russia, che immagino sia molto monitorato naturalmente, poi anche dall'intelligence, comunque da chi studia, chi fa appunto gli studi come fa Nona Michelizze anche in altri paesi. Però questo insomma sarà appunto più che altro forse l'effetto delle sanzioni della parte economica, Maurizio Molinari. Sì, io credo che ci sia un elemento di debolezza e un elemento di forza nel Cremlino di Putin in questo momento. Sicuramente l'elemento di debolezza è l'insofferenza crescente da parte dei sindaci per il numero di bare che arrivano dal conflitto ucraino. Nel sistema di governo del territorio della nazione continente Federazione Russa i sindaci sono molto importanti. I sindaci garantiscono il controllo del potere centrale sul territorio. Quando i sindaci iniziano a esprimere del dissenso, è il primo campanello d'allarme che il Cremlino deve ascoltare. Quindi quanto sta avvenendo sul fronte dei sindaci, dove appunto queste lamentele per la prima volta iniziano a essere formulate semplicemente perché le vittime naturalmente sono molte, segnano e spiegano diciamo questi segnali che arrivano dall'interno di preoccupazione secondo me per Putin. E poi c'è invece l'elemento di forza, sicuramente come prima avete giustamente ricordato, che è il patto con la Chiesa ortodossa. Non c'è nessun dubbio che l'alleato più importante di Putin è Kirill, non c'è nessun dubbio che è un alleato non solamente politico ma ideologico. Certo. Perché la realtà vera è che quando Putin giustifica la guerra dicendo voi ci avete rubato le nostre chiese, lui dà una lettura religiosa dell'invasione all'Ucraina. Il ricongiungimento dell'Ucraina alla madre russa è anche l'annullamento della religione ucraina. È qualcosa di molto più vasto e che fa parte della sua impostazione ideologica. E quindi naturalmente tutto ciò ci dice quanto il sistema di potere in Russia stia sotto una serie di scosse positive e negative che segneranno, e in questo momento sono forse il maggior elemento anche di curiosità giornalistica per tutti noi. Certo, e devo dire ieri anche abbiamo accennato a questo, anzi abbiamo parlato di questo tema delle chiese, tema ideologico. Allora ci dobbiamo fermare qui. Saluto e ringrazio Maurizio Molinari, vedo già in collegamento Svaldo Napoli, eccolo lì, e restate con noi, qualche minuto di pubblicità. Grazie.
Allora, di nuovo in diretta do il buongiorno e il benvenuto in studio a Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle, uno dei vice di Giuseppe Conte e anche fa parte della Commissione Difesa, sì. Giusto, della Camera. Buongiorno. Buongiorno. E bilancio. Due commissioni. Allora, buongiorno e benvenuto anche ad Andrea Ferretti, economista, insegna alla LUIS scienze economiche e bancarie europee. Ci sarà utile perché ci sono anche tanti argomenti in queste buongiorno, ore buongiorno. Su questo. Buongiorno e benvenuto. È rimasta con noi Nona Michelizze che ci aiuterà anche a commentare le notizie che arrivano dal campo, però abbiamo approfondito nella prima parte della trasmissione. E lo avevo annunciato, do il buongiorno e il bentornato ad Osvaldo Napoli, che è fa parte di Coraggio Italia, è stato per tantissimi anni in Forza Italia, ora in Coraggio Italia. No. Ho sbagliato? Formazione no, no. Centrista. Formazione con Calenda. Ah, passato. Ah. Allora, Azione con Calenda. Azione, ho dato un, come dire, ho attribuito ancora una linea centrista nel centrodestra, invece non è così. Me ne scuso. Centrista sempre adesso, se mi permette. Sempre centrista, ma non di destra. Non di destra, un centrista che guarda più a sinistra. Però in realtà. Parole sante. Allora, però io la ragione per cui sono particolarmente contenta dell'invito è che lei immagino conoscerà molto bene e ci potrà raccontare qualcosa del consigliere di Salvini che ha cercato Antonio Capuano, ex Forza Italia, che ora non è più in Parlamento e che ha cercato però di organizzare questa missione di Salvini, così controversa missione di Salvini in Russia. Questo Antonio Capuano, ieri ne abbiamo parlato nella nostra trasmissione perché c'era un'intervista a Repubblica, ha suscitato molte polemiche anche all'interno della Lega. E polemiche che oggi sono ancora più forti e che lo saranno perché il Domani ha un prima pagina la notizia che sia Salvini che questo suo consulente Antonio Capuano hanno visto in gran segreto l'ambasciatore Sergei, il diplomatico Sergei Razov, che è il diplomatico che aveva minacciato l'Italia a un certo punto. Ed è insomma una questione incontrato in segreto e allora chiedo a lei intanto se ci può raccontare qualcosa di figure che hanno questo tipo di rapporti e guardi, che valutazione dà lei di questa, di questo caso Salvini. Cerco di essere sintetico, io credo che alla luce di quello che sta succedendo e di quello che è successo in precedenza in questi ultimi anni con Salvini, Salvini non arriverà in piedi sicuramente alle elezioni politiche. All'interno della Lega tutta l'ala moderata che noi guardiamo con estrema attenzione, quella di Giorgetti, di Zaia, di Garavaglia, di Fedriga, sicuramente dopo le elezioni amministrative, con il risultato che io non ho dubbi che sarà estremamente negativo per quanto riguarda la Lega, ecco, certamente una posizione diversa nei confronti di Salvini verrà presa. Per quanto riguarda Capuano, ha fatto il deputato con me nei 5 anni 2001-2006, personaggio direi senza nessun peso politico, il vederlo oggi consigliere di Salvini mi sembra estremamente, come dire, fuori luogo. Infatti noto già soltanto quello che dichiara quest'oggi, lui dichiara dicendo avremmo avvisato Draghi 2 ore prima di partire con Mosca, direi che è l'antitesi di quello che è il rapporto istituzionale in un paese come l'Italia. Il fatto che Domani scrive che hanno avuto un incontro con l'ambasciatore russo senza che nessuno conoscesse niente, devo dire la verità. Un leader come dovrebbe essere Salvini, che proclama tutti i giorni dal lato istituzionale la correttezza nei confronti dello Stato e del governo, questo tipo di comportamento è un comportamento che direi pone il Paese, pone l'Italia estremamente in una situazione critica davanti a tutti i leader europei. Devo dire che Salvini ormai è una lunga storia di anni, inizia col Papete una crisi di governo che non conosceva nemmeno i regolamenti parlamentari. Sì. Faccio un esempio sui Presidenti della Repubblica, Però prima di allargare il discorso, lei appunto per tanti anni ha fatto parte di un partito guidato da Silvio Berlusconi, sicuramente aveva delle affinità, un'amicizia, dei rapporti anche politici ovviamente con Putin, con la Russia, e infatti si è vista una certa cautela anche di Forza Italia.
che effetto le fa retrospettivamente? E comunque Capuano evidentemente consiglia Salvini, sarà stato cercato proprio perché ha questi rapporti. Quindi c'è un tema diciamo trasversale. Beh, di rapporti non ci sono con dubbi. La Russia. Se... Mi permetta, le dico anche questo, se è vero che Capuano è, come dire, in collaborazione con l'ambasciata russa, come c'è scritto su alcuni giornali, è ancora più estremamente grave. Io credo che il problema sia l'amicizia personale che il cavalier Berlusconi ha avuto e aveva e ha con Putin, secondo noi e secondo me. Ma attenzione, direi più che mai corretto, però questa amicizia personale porta ad avere, come dire, una contraddizione rispetto agli interessi del paese. Io ho profondo rispetto per il presidente Berlusconi, come giusto che sia, ma le sue dichiarazioni nel giro di 2 o 3 ore, dove prima difende la NATO, difende l'Europa e difende anche le armi per l'Ucraina, successivamente in diretta per televisione, cosa che voi avete fatto vedere, dice esattamente il contrario, certamente pone una situazione da parte di Forza Italia e i rapporti con la Lega estremamente, direi, negativi. La Lega, e mi dispiace doverlo dire, una parte della Lega, e Salvini in modo particolare, ha posto, direi, questo partito che aveva il 33% e che oggi è il 15%, ad alcune domande c'è da porsele: perché tutto questo è avvenuto in così poco tempo? Perché Salvini, ripeto, ha un comportamento politico che è esattamente l'antitesi di quello che invece dovrebbe essere. Vado da Michele Gubitosa, perché naturalmente questo tema di trasversalità c'è stato anche nei 5 Stelle, e io le chiedo intanto una valutazione di questo caso Salvini, se è una scorrettezza nei confronti del governo, e poi ho una seconda domanda naturalmente. Guardi, prego. Io sono sconcertato dal comportamento di Salvini, non mi sorprende, in quanto io ricordo ancora di quando in ciabatte e costume fece dalla spiaggia fece cadere il governo Conte. Poi nelle settimane precedenti sul catasto ha dato comunque in Parlamento uno spettacolo indecoroso per poi votarlo senza proferire parola. Ora lei mi chiede di questo suo viaggio a Mosca, io le dico dovrebbe che dire qualcosa a Draghi, a Salvini no, su questo? No, ricordo sempre anche che Salvini già è andato in Polonia e ha fatto una figuraccia sia lui e l'ha fatta fare al nostro paese. Penso che se si risparmia quest'ulteriore viaggio risparmierà una figuraccia a lui e di nuovo di conseguenza anche al nostro paese. Dopodiché Salvini sa benissimo che ci sono dei canali istituzionali, stiamo parlando di una guerra, e però ripeto, non mi sorprende, in quanto lo abbiamo conosciuto, il paese ha pagato la perdita di un governo a causa di questi modi di fare. Mi auguro che si faccia da parte il prima possibile, soprattutto che annulli questo viaggio a Mosca, per poi lasciare al governo ovviamente la strada di indirizzare l'Europa verso un'escalation diplomatica, così come abbiamo sentito. Senta, però è vero che il Movimento 5 Stelle in realtà sta cercando una sponda con la Lega e con Salvini, perlomeno su una questione, così almeno poi lei ci dice se è così. Ma mi sembra di capire che il 21 di marzo, Renzi ha detto il 21 di marzo state pronti perché giugno. In Senato, giugno, scusi, il 21 di giugno. Il estate, giusto o sbaglio? Sì, non so, io riguardavo all'indietro, invece adesso ovviamente. No, volevo dire, il 21 di giugno succederà questa cosa e quindi che il Movimento 5 Stelle chiederà di votare contro l'invio delle armi. Guardi, e quindi, anche in questo caso lei mi parla di un altro politico che è Renzi. No, io però le parlo, scusi, di lei, però sì. Le chiedo se il Movimento 5 Stelle, appunto, poi non è, avete bisogno pure dei voti di Salvini, se volete, siete in maggioranza con Salvini. Noi non facciamo sponda con nessuno. Il Movimento 5 Stelle sta ponendo un tema politico. Noi stiamo ponendo un tema politico al governo. Dopo 3 mesi che questa guerra sta andando avanti, dopo che inizialmente il Movimento 5 Stelle ha dato il via libera all'invio di armi non pesanti per far esercitare un diritto alla legittima difesa ad un paese sotto attacco, noi riteniamo che oggi il nostro governo e il nostro presidente Draghi debba essere da indirizzo all'Europa per portarci ad un'escalation diplomatica. Nel senso che Draghi in Parlamento ha detto che l'Italia deve essere leale all'Europa. Su questo
nessuno proferisce parola, ma noi dobbiamo essere anche da indirizzo. E se mi chiede cosa volete da Draghi, noi quello che vogliamo è che deve essere da indirizzo, così come lo è stato il governo Conte durante la pandemia. Lei si ricorda, dottoressa, durante la pandemia tutti ma i Draghi paesi... non è sempre stato in questi giorni la telefonata a Putin. Sì, ma sì, ho capito, però il punto è, se chiedete, se l'indirizzo è quello sulla diplomazia, mi pare essere... che... Vabbè, ma lo stanno facendo. Però, dottoressa, noi questa non deve essere solo una parola, escalation diplomatica. No. Noi lo vogliamo nei fatti. Se mi fa completare il discorso, così chiudo e poi... rispondo alle altre domande. Durante la pandemia, domanda, se chiederete di non, se non votate noi, l'invio delle noi armi, chiederemo, il punto è soltanto questo. Noi, al di là dello strumento, se sarà scritto questo, guardi, nella, noi al di là dello strumento parlamentare che stiamo preparando, ci sarà scritto che vogliamo un'escalation diplomatica e che basta con l'invio di armi al fine di continuare a portare avanti questa guerra senza una soluzione però, di fine diciamo, di questa parte però del mi discorso. Faccio sì, questa, sì, però aspetti, cosa. Andiamo sulla cosa precisa. Quindi sì, ci sarà, a parte che diciamo, non serve strumento, il voto, sì, non serve il voto, però potreste fare una risoluzione, un ordine del al giorno, di là qualcosa dello del genere. Cioè, però una risoluzione, no, io una è già voleva, stata, una è già volevo stata questo votata. Capire che quella risoluzione che già adottato dal Parlamento, votato anche da voi, c'ha la sua scadenza che è 31 dicembre, cioè fino a 31 dicembre il governo non c'ha bisogno. Dottoressa, io tanto, finisco la domanda, quindi sono domanda passati. È, allora. E quindi io la mia domanda è, voi mettete in discussione quella risoluzione che avete già votato e quindi offrite un'altra risoluzione, cosa ne sarà di quella risoluzione che avete già votato? La comunicazione ci porta in questo momento a dover rispondere alla domanda voto sì, voto no, annullate quello che avete fatto prima. È diverso il ragionamento. Noi non stiamo rigettando nulla di quello che abbiamo fatto prima. Ma quello prima è in vigore, stiamo soltanto questo dividendo sta le fasi. C'è stata una fase 1 che era quella di sostenere un paese. Mi scusi, un momento, no, esatto. Napoli, un momento, esatto. Finiamo perché dobbiamo, deve darci la risposta. Quindi c'è la fase 1 che era quella di sostenere un paese alla legittima difesa e ora c'è una fase 2, quella di portare questa guerra alla fine. Però come lo facciamo? Lo facciamo andando in Europa. E noi come Italia dobbiamo indirizzare l'Europa all'apertura di un negoziato serio. Non solo, mi scusi dottoressa, per noi negoziato non significa una chiamata qua e là a Putin, a Mosca. Cioè negoziato serio significa risolvere il problema, così come durante la pandemia tutti ci volevano far accedere al MES. E noi in Europa con Conte abbiamo portato il recovery fund. Sì, quindi però glielo dice lei a Putin, voglio dire. Guardi, no, non è che glielo dico io non però sono Salvini che voglio andare a dire a Putin quello che deve fare. Glielo deve dire l'Europa intera. Mi pare che l'Europa lo sia. Sì, un momento, però. E come lo sta facendo, dottoressa? Un momento. Con una chiamatina scusi, quella... lei, no, ma lei mi le chiedo, poi dopo parliamo di questo, però. Io starei un momento alla questione che con molta precisione poneva nonna Michelizze, e cioè come si traduce e come si tradurrà in Parlamento la cosa che lei dice, e cioè cosa farete materialmente. Lo strumento, io dico, vedrete lo strumento cioè presenterete un ordine del giorno, perché la risoluzione che è stata votata è in vigore fino a dicembre e il governo può, senza che ci siano altri voti, andare avanti. Chiaro. È chiaro però che se voi presentate uno strumento di qualche tipo che ha però un contenuto politico sul fermare questa cosa. Però semplifichiamo, perché sennò altrimenti lei vuole una risposta, un qualcosa, non so. Ma per soprattutto fare... Di Maio è con voi su allora, questa guardi, cosa. No, una cosa alla volta. Noi da prima forza parlamentare vogliamo... Lo facciamo Napoli, parlare un attimo, dottoressa, se no Napoli, dobbiamo anche andare in pubblicità e io sto cercando disperatamente di capire come, che cosa succede il 21 marzo. Però lei giugno continua a dire marzo, non so per quale ragione, però deve esserci qualcosa nella testa. Prego, di sbagliato. Prego. Non ho capito che deve parlare. Napoli, allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo.
Allora, di nuovo in diretta, per chiarezza, e anche così non dico più 21 marzo, ma il 21 giugno prossimo è il giorno delle comunicazioni di Mario Draghi in vista del Consiglio europeo, che è il Consiglio europeo ordinario, non quello straordinario come quello che è in corso in queste ore, quindi ci saranno, c'era stata un'informativa, quelle saranno comunicazioni, quindi c'è la possibilità per le forze politiche, per i gruppi parlamentari di presentare risoluzioni, ci sarà una risoluzione di maggioranza. Quello di cui stiamo parlando con Michele Gubitosa del Movimento 5 Stelle è se il Movimento 5 Stelle vorrà presentare una risoluzione nella quale si parla di una, come dire, stop, frenata rispetto all'invio delle armi, che però è, come dire, questo lo dobbiamo dire, comunque previsto e non c'è bisogno di voti fino a dicembre, ma una risoluzione che impegnasse la maggioranza o comunque che spaccasse la maggioranza su una cosa del genere avrebbe un effetto molto dirompente. Di questo stiamo parlando. Osvaldo Napoli di Azione ha qualcosa da dire, prego. Guardi, il no alle armi accomuna esattamente il Movimento 5 Stelle e la Lega, mettendo in grande difficoltà il governo. Questo è la verità. Gubitosa non dice una cosa, perché sotto un certo aspetto la risposta che lui non ha dato gliela do io. Guardi, alla fine il 21 giugno sa cosa avviene? Avviene che la risoluzione non diventerà nient'altro che un ordine del giorno, perché non ci potrà essere una risoluzione che va contro la risoluzione che è valida sino al 31 dicembre. Quindi alla fine la mediazione sarà un ordine del giorno che accontenta tutti. Questa è la pura verità, perché non ci si può permettere di mettere in difficoltà Draghi, perché se mettiamo in difficoltà il Draghi mettiamo in difficoltà il paese davanti all'Europa, ma davanti al mondo. Quindi quello che sta facendo il Movimento 5 Stelle non è nient'altro che una tattica elettorale per cercare di recuperare consensi per le elezioni amministrative che ci sono il 12 giugno. Sono solo parole inutili che, ripeto, creano molto malcontento all'interno del paese e delle forze politiche. E alla fine, ripeto, la risposta che non ha dato lui gliela do io. Questo è la verità. Ci sarà un ordine del giorno che vale quello che vale e che accontenterà tutti e troverà la scusa di poter dire abbiamo fatto qualcosa. È un sistema però, negli ultimi tempi, anche da parte del presidente Conte, si è trasformato il presidente Conte. Dall'avvocato del popolo è diventato un avvocato che è contro tutto e contro tutti per avere una visibilità. Ha detto bene la dottoressa che è in studio la diversità che c'è fra Di Maio e lui. Di Maio può fare il ministro degli esteri con un capo del proprio partito che dice esattamente il contrario di quello che lui va a dire nelle diplomazie mondiali? È una domanda che mi pongo. No, che poniamo a Michele Gubitosa. Allora, però, facciamo chiarezza su ordine risoluzione, allora, non sarà possibile. Quindi, ripeto, al di là dello strumento parlamentare. Però, che ancora Napoli non abbiamo... ha messo un paletto ma su Napoli, questo che paletto? Dal punto di vista Napoli, tecnico. No, dal punto di vista tecnico che non potete fare un'altra risoluzione. Al di là dello strumento parlamentare, noi siamo, piaccia o no a Napoli, siamo la prima forza parlamentare e stiamo ponendo un tema politico. Sulla carta politico. Perché sui sondaggi siete al 13%. Va bene, questo non c'entra. Andiamo Parlamento, diciamo, sono questi i numeri. Vabbè, quando si sarà messo d'accordo su quale partito è, perché non l'ho capito ancora, poi vedremo lei a quanto è, perché non ho capito ancora. No, lui è ad Azione. Allora, Non hai argomenti. No, fino alle 2 sei con questo Azione. Noi da prima forza non è, guardi, Napoli, mi dispiace, non è questo. Okay. Omnibus non è questo tipo di programma. Allora, quindi cerchiamo di capire, poi vorrei far fare professore. Da prima forza le posso chiedere una risposta chiara? È chiarissimo, ma più chiaro di questo. Noi stiamo ponendo un tema politico. Stiamo dicendo a Draghi e diremo a Draghi bene la fase 1, sostegno ad un paese ad esercitare la legittima difesa. Ora fase 2, vai in Europa e spiega che abbiamo bisogno di un'apertura, di un tavolo di negoziato serio, non a continuare ad armare un paese quando gli Stati Uniti hanno messo 40 miliardi di aiuti sul tavolo, la Gran Bretagna sta continuando ad armare, non ha più senso armare senza una via d'uscita. Quindi apri dei negoziati seri e poi concludo, me lo deve far dire questo.
Durante la pandemia, quando Conte è andato in Europa, noi abbiamo detto vai in Europa e spiega no al MES, sì al debito comune. Conte è andato in Europa con tutti i soliti paesi che volevano il MES e ha aperto al debito comune e ha portato a casa il no MES, e anche in questi studi il MES, del MES non se ne è parlato più e oggi si parla solo dei 200 miliardi di recovery fund. Oggi da Draghi vogliamo la stessa cosa, concludo dottoressa, lei me lo deve far dire. Oggi si parla solo di armare un paese. È uguale a come prima si diceva si MES, oggi si dice armiamo solo. Noi stiamo dicendo, nessuno Draghi, dice, non guarda. Andare più ad armare solo un paese, apri dei negoziati e facciamo concludere. E diciamo anche un'altra cosa, anche un Energy Recovery Fund per aiutare le nostre aziende a sostenere il caro bollette. Ora lei mi deve dire adesso... cosa c'è di non chiaro in questo ragionamento. Non chiaro è come funziona, ma lei tecnicamente, però non importa. Tecnicamente sto dicendo che lo vedremo il 21 cosa portiamo in aula. Però il problema, ma lo sa bene, noi tecnicamente lo vedremo il 21, capito, ma è questo però, quello sì, che vogliamo, il sì, tema a lei interessa il tema politico, sì, e io ho risposto al tema politico. Lei ha detto qual è il tema politico, questo tema politico avrà una traduzione che vedremo non prima a questo punto, non prima del 21 giugno. E abbiamo chiarito il discorso. No, non abbiamo chiarito il discorso, e però invece quello che ci tengo non resti, come dire, nell'aria, prima di andare al professor Ferretti, è che non è vero che si parla soltanto di invio di armi. Nella nostra trasmissione di oggi e nel Consiglio europeo di oggi, tra l'altro, sono state decise sanzioni. Posso risponderle embargo, anche eccetera. A questo? No. Per noi fare telefonatine spot a Putin non è l'apertura di un tavolo di negoziato serio. Stiamo parlando del Consiglio europeo di oggi, delle decisioni prese. Dobbiamo delle batterci sanzioni, in Europa. Va bene, Draghi si deve battere di più. Draghi si deve battere di più. Una considerazione. Ora, spostarsi sul terreno diplomatico, per carità e tutto quanto, però una cosa è non dare le armi dall'inizio, e una cosa è sospenderle in questa fase, perché equivale a tirare giù il ponte elevatorio. Che in questo momento gli Stati Uniti hanno votato 40 miliardi di aiuti, altri stati stanno continuando ad armare. Noi vogliamo un'apertura di negoziato. Ma c'è il negoziato. Io credo che 5 Stelle voglia dare un segnale politico. Non credo che vogliano andare a una risoluzione, non credo che vogliate andare a qualche forma di rottura. Credo che vogliate dare un messaggio politico. Questo questo ci sta a dare un messaggio. Però attenzione, perché si tira giù il ponte elevatoio mettendo... Lei diceva questa la questione è come dire, legata a doppio filo con la situazione economica, ci diceva nella pausa. Non sono staccate le cose. Lo vediamo come sono interconnessi questi discorsi, perché vedete che il fronte economico sta marciando proprio del tutto parallelamente al discorso politico. L'abbiamo visto anche ieri, sono state varate queste nuove sanzioni, ovviamente anche lì si è cercato un compromesso, si è trovato in qualche maniera, perché d'altronde c'è la necessità dell'unanimità, quindi c'è il problema del veto, e quindi bene o male sono scattate ulteriori sanzioni. Sono sanzioni sopportabili, ma vedete, è una situazione delicatissima, perché non è una normale guerra. Io conto tre, ci bombardiamo e basta. C'è tutto un gruppo, a parte Ucraina e la Russia, c'è tutta un'altra serie di paesi che stanno facendo una guerra diversa, fornendo armi, non fornendole, con le sanzioni, alcune sì, alcune no. Comunque sia, quindi è tutto molto delicato e molto liquido. Comunque sia, un accordo su un passo avanti c'è stato, il sesto pacchetto più o meno è stato trovato un accordo col petrolio, eccetera, e quindi andiamo avanti in questa maniera, ma ovviamente si toccano... questioni di questo genere e questioni economiche si toccano in maniera diretta. C'è una questione, la questione del tetto al prezzo del gas, non ne abbiamo parlato, è l'unico argomento che ci stiamo un po', è una proposta italiana molto forte, ci sono stati per la prima volta, perché in Europa in realtà c'è una grande ostilità su questa misura, le chiedo se è molto importante, lo chiedo al professor Ferretti naturalmente, se è molto importante, se lei dal vertice, dai segnali che sono arrivati oggi, vede dei segnali. Ne abbiamo parlato meno perché è la parte che è rimasta più indietro, perché è la parte dove è più difficile trovare l'accordo. Trovare un accordo, perché è molto delicato. Questo è tutto un meccanismo dove il prezzo fa da equilibratore. Se uno leva il fattore prezzo, dei danni collaterali, delle problematiche emergono sicuramente. Oltretutto con paesi in situazioni diverse, quindi è molto delicato. Io non credo a un prezzo, un tetto al prezzo italiano,
semmai credo alla possibilità di arrivare a un prezzo, con un tetto al prezzo del gas a livello questa è la, sì, europeo. Sì, certo, questa è la richiesta. No, più volte si è parlato di provare a intervenire come nazione. Spagna e Portogallo sono riusciti a farlo, ma loro hanno una dipendenza che è ben poca cosa rispetto alla nostra o di altri paesi europei. Quindi il tetto può essere un target da raggiungere, però attenzione, non è un target per cui tu dici Russia non ti pago più di non so, 60 euro al megawattore, è un discorso diverso. Ad esempio si potrebbe, quello che si sta cercando di fare è che una volta che il gas ti arriva alla frontiera a un determinato prezzo, 60 euro al megawattore o qualcosa del genere, e evitare che poi lì si creino delle speculazioni degli extra profitti, e lì si potrebbe incidere proprio calmierando il prezzo. Quindi è più a valle rispetto al discorso, non va a toccare direttamente la Russia, perché dubito che i paesi possano dire, ancorché tutti uniti, Russia non ti paghiamo più di 60 euro al megawattore o il petrolio più di tot, perché non ce lo possiamo permettere in questo momento. Quanto sono efficaci le sanzioni sulle banche, l'esclusione delle banche russe in questo Consiglio europeo dal sistema SWIFT? Non va visto solo quello, sono tanti interventi. Allora, le misure più efficaci sono queste di natura finanziaria. Sicuramente il discorso delle banche, levare le banche dai circuiti SWIFT eccetera, è come a Michele Gubitoso levargli il bancomat, il libretto degli assegni, cioè lui dopo un po' inizia, non può fare i bonifici, inizia a essere veramente un problema serio. Quindi questo è sicuramente un discorso. Anche gli altri interventi in natura finanziaria, anche quelli vanno a colpire anche gli oligarchi, qualcuno in più eccetera, anche quello fa, è tutto un insieme di misura. Una considerazione a questo proposito: attenzione, le misure stanno creando problemi alla Russia, non è che non li stanno creando. Ha voglia di dire rublo è forte, il rublo è forte, ma è mantenuto forte artificialmente, il rublo è attaccato a un respiratore artificiale, quelli hanno dovuto alzare il tasso di interesse al 20% qualche tempo fa. La signora governatrice della banca russa, che secondo me è una buona testa pensante tutto sommato, ancorché asservita ovviamente a discorsi politici, è molto preoccupato, tant'è vero che sta cercando di abbassare i tassi di interesse, sta cercando di ritornare a una situazione gestibile. Sapete perché? Perché se tu mantieni per troppo tempo artificialmente, ad esempio il rublo, in una determinata situazione, se qualche fattore ti cambia, quello ti cade come una pera. E allora davvero i problemi sono... Quindi quando, infatti abbiamo raccontato anche di quando si era espressa così e poi... Infatti... Prego, vorrei poi tornare un momento alla situazione politica. Quindi stanno certo. Facendo... Chiaro, stanno prego Napoli. Una sola battuta, il dottor Ferretti ha ragione, tenete presente che il fatto del ricatto che Putin un giorno fa dicendo mi togliete via il blocco che il mondo occidentale ha dato nei nostri confronti ed io vi lascio partire il grano, vi faccio altre... Elevate le sanzioni. Smetto anche la guerra, dico per dire, ma condizioni... Ecco, quindi vuol dire che è un ricatto e vuol dire che la situazione economica in Russia è estremamente delicata. Quindi Ferretti dice una cosa estremamente corretta. Quindi vuol dire che le sovvenzioni, cioè il blocco delle sovvenzioni è un blocco che sta dando dei risultati. Ma secondo me quello che voi avete detto in precedenza, cioè le migliaia di morti dei giovani che raggiungono famiglie a migliaia all'interno della Russia, avrà sicuramente una ripercussione in prospettiva futura. Questo, su questo non ci sono dubbi, perché non può continuare in questa certo, maniera. Certo, non Michelizze... Ed aggiungo una cosa e ho finito. Attenzione per quanto riguarda l'economia italiana. Il problema riguarda le famiglie che hanno un problema sociale estremamente delicato e di cui il governo se ne sta facendo carico. Quando prima io sentivo Gubitoso che parlava per quanto riguarda risoluzione o meno, ma Draghi sta facendo un'azione diplomatica di altissimo livello, che se noi non avessimo avuto Draghi, che colloquio con Putin al telefono l'altro giorno, oppure colloquio con Biden dall'altra parte, non avessimo Duco Draghi, chi avremmo avuto che parla? Conte e Salvini? Ma ci rendiamo che paese avremmo avuto? Adesso penso chiaramente mettendola così... Il fatto realistico che c'è. Vabbè. Allora, un momento, le do subito la parola. Ho detto la verità. Sì, due pesi,
Due pesi, pesi politici a livello mondiale. Prego. Completamente diversi. Un altro tema politico, e sarò breve, che noi poniamo a Draghi è questo. Quando bene il tetto del gas, che noi siamo stati i primi a lanciare, ma ogni volta che arrivano delle ripercussioni sulle sanzioni che noi applichiamo, sui cittadini italiani e sulle nostre aziende, da una parte va bene alle sanzioni, ben vengono le sanzioni, ma dall'altra parte dobbiamo sostenere le imprese, i cittadini a contrastare le ripercussioni delle sanzioni. Così, beh, questo siete al governo e lo state così, facendo. Ecco, lo stiamo facendo bene con i 14 miliardi degli extra profitti, però non basta, non basta ancora, dottoressa. Ancora non basta. Noi riteniamo che siano pochi 14 miliardi per sostenere un paese dalle ripercussioni che stiamo applicando, cioè dalle ripercussioni di una guerra. Detto questo, in pandemia, quando facevamo i lockdown, da una parte si chiudeva il paese, dall'altra parte si dava la cassa integrazione a tutte le aziende, i sostegni. Così deve funzionare anche adesso. I cittadini italiani e le imprese italiane, gli artigiani italiani, non possono pagare le conseguenze di una guerra. Quindi sì le sanzioni, ma sosteniamo con un nuovo scostamento di bilancio anche i cittadini. Quindi questo è un altro tema politico che stiamo ponendo, insieme a quello che le dicevo prima. Sì, c'era Nona Michelizze, aveva fatto una domanda, la riassumo io, sul rapporto con Di Maio, evidentemente. Guardi, allora, perché c'è questa... Le rispondo anche a questa domanda politica. Cioè, diciamo, uno strappo impossibile, anche io, perché su allora, questo significherebbe le dimissioni di Di Maio. È sempre dai giornali che noi vediamo questo dalle strappo. Dalle dichiarazioni di Conte, che allora, sono diverse Conte da quelle Maio, di Di Maio. Conte e Di Maio si sentono e si fasano su come approcciare a questa guerra. Di Maio è un nostro ministro e se proprio lo vuole sapere, anch'io mi sento con Di Maio, quindi le posso confermare che Di Maio e Conte sono allineati su questa linea. Anche Di Maio non la vuole linea mandare le... Anche Di Maio vuole un'escalation diplomatica, lo abbiamo visto anche nei punti. Quindi ecco, la ricostruzione, che siamo divisi, sì, che ci sono tre, è una ricostruzione giornalistica. Ma forse dietro al piano di pace, quello confusionale rilasciato una settimana fa, è proprio questo, insomma, tutta la storia dei 5 Stelle internamente, insomma, Di Maio ha cercato un po' a accontentare queste anime, è uscito fuori con questo piano di pace fallimentare che non è accettabile né per Zelensky né per Putin. Questo merita poi il discorso nemmeno del piano il debito di comune, il recovery fund erano accettabili per alcuni paesi. Conte è andato nelle altre televisioni olandesi a spiegare perché non andava bene il MES e perché ci voleva il debito comune. Purtroppo noi dimentichiamo le cose, però la realtà è questa, è nella storia e nei libri di storia questo che io ho detto di quei giorni del Consiglio europeo della pandemia. Quindi attendiamo anche quest'altra fase e il Movimento 5 Stelle diciamo sarà da indirizzo per il governo per la parte retrospettiva avremo bisogno di altre puntate quando ce le potremo permettere, perché adesso appunto purtroppo la tragica attualità della guerra ci tiene su una fase, su un tipo anche di percorso europeo e internazionale più difficile ancora. Ci dobbiamo fermare, grazie a Osvaldo Napoli, grazie a Michele Gubitosa, e appuntamento allora il 21 giugno e subito dopo Omnibus, al professor Ferretti, Nonna Michelizze, linea Andrea Pancani per Coffee Break, noi ci vediamo domani, buona giornata.